Eccoci qua, ragazzi, ben ritrovati su Luca Toselli Retro. Oggi andiamo a fare una sorta di tier list di quelli che sono stati i Pokémon della prima generazione. Lo so, sto parlando tanto di Pokémon e sto parlando tanto di Pokémon della prima generazione, ma c'è anche un motivo. Questo canale nasce proprio per dare spazio alla mia parte, più nostalgica, e quindi la nostalgia è la chiave vera e propria dell'apertura di questo canale. E per me Pokémon nasce con Pokémon Rosso. Io sono stato uno dei fortunati, ho avuto l'opportunità di giocare dai primissimi giochi di prima generazione ed era qualcosa di meraviglioso. Vorrò anche parlarvi un giorno di quello che è stata la cultura Pokémon per un ragazzo cresciuto negli anni 90, cresciuto negli anni 2000, perché sono del 92, quindi mi sono fatto una bella fetta di anni 90. E sì, una volta si parlava di nostalgifag, quasi come potesse essere una sorta di offesa. Io oggi sono orgoglioso di definirmi una sorta di nostalgifag, e quindi benissimo, andiamo a parlare della prima generazione. Vorrò fare questa tier list in realtà per tutte le generazioni. Non voglio nemmeno basare questo canale interamente su Pokémon, però credo che sia abbastanza giusto come base, dato che è stato comunque il brand che ha influenzato probabilmente di più tutta la mia infanzia e tutta anche la mia successiva vita dal punto di vista del nerding. E quindi parliamo di Pokémon, parliamo della prima generazione, parliamo dei primi 151 e ovviamente parleremo anche di Pokémon Rosso, perché come vi dicevo ho due video in programma per narrarvi anche qualcosina di più nello specifico rispetto al classico gameplay. No, voglio andare un po' più nel dettaglio e spiegarvi le ultime due run che ho fatto su Pokémon Rosso, che erano lontanissime in realtà da quello che ho fatto quando ero un bambino. Allora, ci sono anche le mega evoluzioni all'interno di questa tier list. Non le andremo ad analizzare perché voglio parlarvi delle mega evoluzioni in un video a parte, perché io ricordo benissimo tutto quello che è accaduto in quel periodo di spoiler, nel momento in cui comunque seguivo con molta importanza anche quello che veniva rilasciato, e spiegarvi un po' come erano state annunciate, come erano state recepite, qual era la mia posizione, qual è la mia posizione adesso. Quindi le mega evoluzioni le lasciamo fuori. GOT sono i tre Pokémon, lo dico già adesso, sono soltanto tre Pokémon che io ho sempre amato, da sempre, da quando gioco. E sono tre Pokémon che, ovviamente nei primi 151, che dalla primissima volta che li ho visti, la prima volta che ho giocato con questi giochi, fino ad oggi sono rimasti lì e non hanno mai variato. Sapete, ci sono quei Pokémon che un giorno ti piacciono, un giorno ti piacciono meno. Questi tre, secondo me, sono i tre migliori della prima generazione. Qualcuno mi diceva l'altro giorno: qual è il tuo preferito? Questi tre sicuramente fanno parte della ristrettissima cerchia di quelli che amo alla follia e che rimarranno per sempre nel mio cuore. Ho messo poi le categorie Master, Ultra, Mega e me, perché non c'è la categoria Pokéball, ho utilizzato appunto la gradazione de delle Pokéball. Ovviamente me è la cosa più bassa, Mega inizia a essere abbastanza accettabile, Ultra sono carini, Master sono invece molto belli, quindi questa è un po' l'idea della tier list. E inizio subito dicendovi che gli starter, i tre starter di canto, vanno assolutamente tutti in master, perché sono bellissimi, sono iconici, sono meravigliosi e quindi vanno assolutamente qui dentro. Non mi piacciono troppo le forme intermedie, ma non sono ovviamente criticabili in maniera eccessiva, credo che siano un gradino sotto alle fasi iniziali, e poi ci sono le fasi finali che vanno ovviamente in master, perché sono veramente troppo belle, tranne Charizard, che è uno dei tre. Charizard è sempre stato il mio Pokémon preferito. Per tanto tempo mi sono sentito di dire che Charizard era il mio Pokémon preferito. In realtà, poi pensandoci bene, potrebbero essere due, un altro lo vedremo proprio all'interno di questa categoria, però Charizard è troppo iconico per quelli che sono stati gli anni 90, gli anni 2000, quando ho iniziato veramente a giocare. Troppo troppo bella. Quindi gli starter, secondo me, sono focalizzati in questa roba qua. Io so che c'è un grandissimo odio da parte delle nuove generazioni o da parte di chi non ha vissuto le prime generazioni come il sottoscritto nei confronti di Charizard. Perché? Perché viene tirato fuori ovunque, viene riproposto nell'anime praticamente in tutte le stagioni. Nella prima stagione c'è, a Johto c'è, poi Ash lo lascia lì, a Hoenn c'è, perché magari anche nei film ogni tanto ritorna fuori o ci sono dei flashback. Addirittura a Unima viene riproposto all'interno del team di Ash. Nella sesta generazione le mega evoluzioni e Charizard ne ha due, poi c'è la forma Gigamax, quindi
veramente, Charizard è sempre stato la collezione di carte, Madonna, sulle carte Charizard veramente potremmo... Charizard è odiatissimo, è una gran fetta di fanbase Pokémon, per me invece è uno dei GOAT, dei greatest of all time, e rimane lì, assolutamente lì. Poi c'è Caterpie, simpatico, niente di che, Metapod invece per niente, non mi piace per niente. Butterfree invece molto molto carino, secondo me, non si merita la categoria ovviamente degli starter, ma rimane lì, e bene o male le stesse cose vanno fatte per evoluzione della catena evolutiva di Weedle. Ci sono rimasto male quando ha dato una mega evoluzione a Beedrill, tra l'altro, secondo me molto molto carina, che è questa qui, e non a Butterfree. Vabbè, succede, non si sa perché. Bene o male la stessa cosa avviene anche per Pidgey. L'idea è che comunque la prima generazione avesse un design molto semplice delle prime forme dei Pokémon, degli stadi evolutivi, quindi Caterpie un bruco, Weedle un verme, Pidgey un uccellino, non è niente di che, e poi pian piano con l'evoluzione invece iniziava ad avere dei dettagli. Poi Metapod e Kakuna sono francamente osceni. Voglio raccontarvi tra l'altro due retroscena, uno su Bulbasaur e uno su Kakuna. Su Bulbasaur, Bulbasaur è stato in assoluto il primo Pokémon che io abbia mai catturato. È stato il primo starter che ho scelto nella mia primissima run di Pokémon Rosso sarò stato in prima o in seconda elementare, quindi stiamo parlando del 98 o del 99, dovrebbe essere 99 perché mi pare essere uscito nel 99 in Italia, Pokémon Rosso e Blu. Scelgo Bulbasaur, quindi ero un bambino, 6-7 anni, avevo appena iniziato a leggere, e quando arrivo, chiamo Luca ovviamente, arrivo a scegliere il Pokémon, leggo: vuoi dare un soprannome a Bulbasaur? E io avevo letto: vuoi dare il tuo cognome a Bulbasaur? E quindi l'ho chiamato Toselli. Quando mi sono reso conto che lanciandolo nella sfida era apparso vai Toselli, e che Bulbasaur si chiamasse effettivamente Toselli, ho resettato la partita, ricominciato, scelto Charmander, e Bulbasaur è caduto nel dimenticatoio perché non volevo che si chiamasse Toselli. È stato meraviglioso, è un aneddoto che secondo me è molto molto simpatico. Invece uno su Kakuna, sapete, sempre probabilmente la prima run, prendo Charmander, vado avanti, vado nel Bosco Smeraldo, inizio a catturare un po' di Pokémon, e poi ti rendi conto che ne hai 6 e quindi devi far spazio a quegli altri e li metti nel PC. Arrivo alla pensione Pokémon, decido di depositare Kakuna perché potesse allenarsi e quindi poi magari evolversi in Beedrill. Torno dopo un po', ma avevo il party con 6 Pokémon al suo interno. Non riesco a ritirare Kakuna, il padrone della pensione mi dice: non puoi, la tua squadra è al completo. Non mi viene in mente di poter depositare un Pokémon per ritirare Kakuna. Mi rendo conto che invece Kakuna è perso per sempre, che questo tizio mi abbia effettivamente sottratto, rubato un Pokémon, e mi metto a piangere pensando di non poter più recuperare Kakuna, che è nel punto più basso di questa classifica. Meraviglioso, sono quegli aneddoti che ti aprono veramente il cuore. E quindi lo stesso discorso vale per PG8, ma come vedete PG8 comunque non è nella categoria. Me PG8 mi piace tantissimo, è stato anche un Pokémon molto iconico secondo me dell'anime, e PG8 secondo me invece va nei master, e anche qua probabilmente l'anime ha influenzato tanto il mio pensiero. Ma pensare che il PG8 di Ash, che è stato sempre un Pokémon molto fedele nei confronti dell'allenatore, alla fine del percorso, alla termine della Lega, negli ultimi episodi prima di partire per le Isole Orange, mi pare riesca effettivamente ad evolversi e poi a separarsi completamente dal suo allenatore, con cui ha vissuto, condiviso veramente avventure importanti, e rimane lì a difendere gli altri Pidgey e PG8 nello Storm, nel Bosco Smeraldo. È stato un colpo durissimo per i bambini dell'epoca, ed è stato un dolce ricordo invece per sempre noi bambini cresciuti dopo una ventina d'anni nel ritrovare Pidgeot nell'ultimo episodio di Pokémon Esplorazioni. Quindi quando mi sono visto Ash privo di Pokéball con Pikachu catturato al Team Rocket, ho pensato: mo, e adesso che cosa si inventano? Non avevo nemmeno preso in considerazione il ritorno di Pidgeot, che era l'unico Pokémon, bene o male, insieme a Primeape, che non era tornato all'interno di questa serie per salutare il pubblico. Beh, quando è tornato Pidgeot mi sono emozionato tantissimo. Tra l'altro, nei primi episodi della serie di Esplorazioni, quando Ash e Go si reca nel Bosco Smeraldo, dove Go va a catturare praticamente tutti i Pokémon coleottero, c'è un piccolo frame in cui un Pidgeot inizia a volare, e lì pensi: cazzo, il Pidgeot di Ash torna.
fanno, non lo so, 1000 episodi della serie, non vanno a tirar fuori questa cosa qui e poi Pidgeot torna. Quindi col senno di poi probabilmente quel Pidgeot che vediamo in un frame è quello di Ash, ed è stato meraviglioso rivederli insieme, sapere che ora è tornato a far parte del team del protagonista dopo 20 anni, 25 anni, non so quanti ne siano passati. Veramente meraviglioso. Poi vabbè, Rattata, lo mettiamo qui. Rattata che, devo dirvi la verità, mi piace, lo piazzo sul livello di PG8, mi sarebbe piaciuto vedere un'evoluzione in più, uno stadio evolutivo in più di Raticate come appunto Pidgeot. Gli è andata una forma di Alola, abbastanza anonima, poi magari ne parleremo. Spiro invece è uno di quelli che non mi è mai piaciuto, così come Firo. Secondo me sono veramente anonimi, la brutta coppia di PG e PG8 e Pidgeot, non li ho mai utilizzati all'interno di una run. Spesso volentieri invece PG, PG8 e Pidgeot. Ho finito una volta Pokémon Rosso con solo PG ed è stato difficilissimo, poi magari ne parleremo in un prossimo video, ma mai mi sarei sognato di prendere questi Pokémon qua. Ekans, ovviamente anche qui l'anime influisce molto, è brutto, però ovviamente sapendo quello che è successo nell'anime qualcosina in più te lo fa rivalutare. Arbok invece non è male, lo metto in questa posizione qua, anche qui sapere che Arbok e Weezing non sono tornati invece col Team Rocket, non c'è stato nemmeno un flashback, questo è stato secondo me molto molto brutto. Non costava niente fare un episodio dove erano nella regione di Hoenn, mi pare, dato che hanno mosso mari e monti, spesso e volentieri si sono spostati per le regioni, andare a fare un episodio dedicato anche a questa reunion del Team Rocket, che meritava assolutamente. E poi vabbè, c'è Pikachu, anche se qua lo sprite femminile, quindi con la coda a forma di cuore, che non mi piace per niente, è troppo iconico Pikachu e va assolutamente qua. E vi devo dire la verità, io ora come ora anche Raichu lo metterei in GOT, però vi dicevo, lo metto in Master perché non è stato uno di quelli che da sempre mi ha fatto impazzire. Raichu secondo me invece oggi è un Pokémon meraviglioso, secondo me addirittura più bello di Pikachu, che rimane un Pokémon molto molto bello, però non ho sempre avuto questa opinione, quindi lo metto in un gradino più basso perché potrei effettivamente cambiare idea con il tempo. Sandshrew non mi è mai piaciuto, lo metto qua insieme a Sandslash. Le forme Alola non sono male, probabilmente dico questo perché avendo Pokémon Rosso, li ho tutti e due, però ho giocato principalmente a Rosso più che Blu, erano Pokémon esclusivi di Blu, quindi non li ho mai catturati, e probabilmente questo legame che mi porto dietro da anni e anni li fa arrivare in quella posizione. Non mi piacciono per niente. Invece mi piacciono praticamente tutti i Nidoran e Nidorino Nidorina, mi piacciono abbastanza, niente di eclatante, niente di colossale, però Nidoqueen un pelo di più sicuramente, ma Nidoqueen è un Pokémon meraviglioso, un altro di quelli che probabilmente col tempo avrei inserito nei piani molto molto alti, tipo ai livelli di Charizard. Oggi li metto una casellina in meno, proprio perché vi dicevo non ho sempre avuto questa opinione, probabilmente anche per un discorso legato ai nuovi sprite. Con gli anni ho perso quel qualcosa di Nidoking, di magico, perché quando ero piccolo ero innamoratissimo. Secondo me i modelli 3D hanno fatto dei grandissimi danni a quella che è la percezione e la concezione dei Pokémon. Un esempio colossale è Typhlosion. Typhlosion è peggiorato tantissimo con gli anni e secondo me è un Pokémon meraviglioso, e Nidoking è la stessa cosa. Poi per me Nidoking rimane comunque bellissimo, però cioè, nelle prime generazioni era imponente, bello, fantastico. Clefairy mi piace, lo metto ai livelli di Nidoqueen, e anche Clefable credo anche che siano un bellissimo design legato comunque allo spazio, legato a delle cose che Pokémon voleva cercare di inserire in quegli anni lì, molto molto bello, Pokémon che è stato strutturato molto bene, così come mi piace molto Vulpix e mi piace tantissimo Ninetales, anche se come per Sandshrew ed evoluzione il discorso legato all'esclusività di Pokémon Blu, però Ninetales è un Pokémon elegantissimo. Se da piccolo ero molto più su Arcanine, vi devo dire la verità, oggi forse mi piace un pelo di più Ninetales, o comunque sono sullo stesso piano. Veramente Pokémon meraviglioso, anche la forma di Alola è molto bella, che acquisisce ghiaccio folletto, anche un typing particolare, ma Ninetales è molto molto carino. Vulpix è stato valorizzato all'interno dell'anime da Brock, poi è stato ovviamente restituito all'allenatore originale. Stessa cosa per Jigglypuff. Jigglypuff sicuramente nell'anime ha avuto un grande impatto, Wigglytuff invece non mi piace.
Non mi piace per niente. Pokémon abbastanza anonimo, dico la verità. Non ai livelli di Metapod, Kakuna o comunque dell'odio che nutro per queste catene evolutive, però... cioè, bruttino. La cosa bella anche di Clefable è il discorso legato a Gengar, mai effettivamente confermato da Game Freak, non è mai diventata una realtà consolidata, però potrebbero esserci delle buone basi teoriche. Zubat, ecco, Zubat e Golbat a me non dispiacciono, li metto in questa posizione qua, sarà perché poi Crobat ha dato una nuova vita a questi Pokémon, sarà per questo, non ne ho la più pallida idea, però secondo me sono dei Pokémon molto molto carini. So che tanti invece li detestano perché comunque li trovavi ovunque, e li trovi ovunque anche magari in giochi di altre generazioni. Per me è una fortuna perché Crobat è uno dei Pokémon che mi piace di più in assoluto, me lo porto volentieri dietro in tutte le regioni, e quindi anche i suoi antenati, i suoi Pokémon precedenti secondo me sono molto carini. Ecco, Oddish invece non troppo bello, Gloom non troppo bello, Wildplume invece molto molto bello, lo metto sullo stesso livello di Ninetales, di Nidoking. Sono quei Pokémon di Pidgeot iconici veramente della regione di Kanto, non sono ai livelli di Blastoise e Venusaur, vi dico la verità, ci dovrebbe essere una categoria intermedia, però Wildplume è veramente molto bello, invece Oddish e Gloom sono molto bah, un po' così come Paras e Parasect, veramente Pokémon secondo me senza anima, li mettiamo ovviamente nella parte più bassa, non mi dicono niente. Venonat invece, sapete cosa? Venonat non mi dispiace, Venomoth invece mi fa schifo. Venonat è carino secondo me, non è così brutto, non è il classico bruco, non è il classico verme, non è il ratto, non è l'uccellino, non è il serpente, è qualcosa di bizzarro, no? Di abbastanza originale, una roba del genere. Venomoth invece è proprio una falena. È una falena, poi c'è il discorso legato al fatto che potevano incrociarsi le evoluzioni, infatti probabilmente sarebbe stato molto più coerente Venonat che si evolve in Butterfree, e Caterpie, Metapod e Venomoth, che tra l'altro qua sono anche casualmente in fila, vedete, questa evoluzione sarebbe stata secondo me coerente con tutto, dall'occhio di Caterpie a questa sorta di antenna che poi diventa tre. Venonat e Butterfree sono molto simili dagli occhi, il muso, la bocca, le mani, le antenne, il colore, i piedi, palese che l'idea iniziale fosse questa come catena evolutiva e questa come catena evolutiva. Venomoth però mi sembra molto 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 anonimo, molto 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 anonimo, non è stato mai valorizzato. Cosa carina nell'ultimo episodio di esplorazioni, che il Venonat di Tracy si sia evoluto in Venomoth, anche se Venonat era più bello, mi sarebbe in realtà piaciuto vederlo evolvere piuttosto che farmelo presentare così, però Venomoth è abbastanza inutile. Diglett non mi è mai piaciuto, proprio no, però Dugtrio, ve lo dico la verità, devo metterlo un po' più in alto, e qualcuno dirà, ma sono solo tre Diglett. Sì, non lo metto lì per il design, perché è orripilante tanto quanto Diglett, ma perché per chi ha vissuto come me, no, un pelo più basso dai, a livello di Wigglytuff, proprio perché il design è brutto, però l'idea è che quando arrivavi ad Aranciopoli e ti ritrovavi nella grotta Diglett con la possibilità di trovare un Dugtrio di livello altissimo, che ai tempi si chiamava Dugtrio, non Dugtrio, Dugtrio, di livello altissimo, con fossa già insegnata, nella città in cui si trovava il capo palestra elettro, beh, sembrava quasi di barare, dal gran che era importante, imponente, te lo andavi a prendere. È ovvio che invece, crescendo col senno di poi, vi dico, è troppo facile, quindi lo lascio lì, però nella mia idea, nella mia mente, nella mia infanzia c'è questo ricordo di Dugtrio che veramente fa la differenza. E non lo so, forse è meglio dare un po' più di respiro a questa tabella, cosa dite? Iniziamo a essere abbastanza pienotti. Ok, così va decisamente meglio. Beh, Meo, Pokémon davvero iconico per via dell'anime, rimane un Pokémon iconico, è qualcosa di più in realtà del semplice gatto, quindi lo metto una categoria sopra questi qua. Invece Persian non mi ha mai detto niente, vero, Pokémon di Giovanni, vero, tutto quello che volete, però... Sarà sempre per il discorso dei Pokémon esclusivi di Blu, ma Persian non mi dice veramente una fava. Credo di non aver mai fatto una run con Persian. Ed è incredibile, perché la versione di Alola lo va a peggiorare e ti fa dire, cazzo, forse alla fine non è nemmeno così male, anzi, la versione di Alola bruttissima, però su Persian non è tanto il design, perché è sicuramente più bello di Dugtrio o di Wigglytuff,
però non mi dice niente. Non ha una storia, non ha una lore, non ha una continuity all'interno del mondo Pokémon, quindi assolutamente no. Beh, Psyduck invece sì, è tanto iconico quanto Meo, e vi dico Golduck, che è uno dei Pokémon che mi piace di più in assoluto. Veramente l'idea che un papero scemo fuori dal mondo come Psyduck possa evolvere in un K come Golduck, imponente, intelligente, forte, in cui riesce a controllare i poteri psichici, credo che sia veramente meraviglioso, quindi a me piace veramente tanto. Mankey non è male, non mi dispiace. Non mi dispiace neanche Primeape. Devo dirvi la verità, l'evoluzione di Primeape che hanno fatto all'interno degli ultimi giochi Scarlatto e Violetto è bellissima. L'idea, il design, il concetto che lo sforzo lo uccide e quindi rinasca sotto forma di questa nuova veste di fantasma è meravigliosa. Mi dispiace tantissimo che nell'anime di Pokémon non abbiano tirato fuori comunque il Primeape di Ash, che è stato lasciato allenarsi, ormai sarà fortissimo. L'idea è che se mai tornerà Ash, e dato che l'hanno già confermato, possa tornare con Primeape evoluto in Annihilate, non so se si pronuncia in questo modo. Pokémon veramente meraviglioso, che ridà anche una nuova vita a dei Pokémon dimenticati, davvero dimenticati, come Mankey e Primeape, che secondo me sono anche molto interessanti. Mi piacciono tantissimo Poliwag, Poliwhirl e Poliwrath in realtà un po' meno, anzi facciamo così, perché comunque sono Pokémon che non mi dispiacciono, però Poliwhirl è il più bello di tutti. Dei tre Poliwhirl è veramente il più bello di tutti, non so perché, ma la vedo così. Poliwag, banale, semplice, Gino, carino, ci sta. Poliwrath, anche qui mi sembra molto anonimo. Cioè, quando mai l'hai visto? Ecco, il massimo splendore lo raggiunge nel set base di carte collezionabili dove ha l'olografica, e in seconda generazione dove è un Pokémon di un capo palestra. Per il resto male. Invece Poliwhirl, non lo so, mi è simpatico questa spirale immensa, questi occhioni accesi, vivi, meraviglioso. E poi il fatto che si evolva in un altro Pokémon in seconda generazione forse me lo valorizza anche per questa cosa qui, però mi piace molto. Un Pokémon che non mi piace invece per niente è Growlithe. Growlithe non mi piace. Mi è sempre piaciuto molto Arcanine, vi dicevo prima, ma negli ultimi anni l'ho un po' rivalutato, devo dire la verità. Forse anche perché non mi sembra un Pokémon così forte a livello competitivo anche, quindi magari la valorizzazione di Ninetales nasce dal fatto che nella quinta gen, nel metagame della quinta gen, che era basato fortemente sul tempo, sul cambio a livello di sole e pioggia, mi viene in mente, cambi di meteo, ok, meta molto basato sul cambio di meteo, ci fosse perenne il sole con siccità di Ninetales o piovischio di Politude, dato che parlavamo di Poliwhirl. Quindi erano due Pokémon molto molto utilizzati, invece Arcanine un po' così. Molto bello il design, anche il fatto che fosse stato concepito inizialmente come un Pokémon leggendario, decisamente più bello di Growlithe, decisamente. Ma negli ultimi anni l'ho un po' invece rivalutato. Mi piace molto Abra, mi piace molto Kadabra. Alakazam meriterebbe in realtà di stare nei GOT, ma non ci arriva, deve fermarsi qua. Proprio perché, come vi dicevo, ci sono stati anche dei momenti in cui mi era anche un po' sceso, ma in realtà il design è molto molto carino, tra l'altro una rarità incredibile, perché comunque catturare Abra era complicatissimo. E poi ora voi siete abituati, voi, magari tanti sono abituati, invece ci saranno tanti della vecchia scuola come me o chi ha provato su Virtual Console comunque Pokémon Rosso così, ma non era overpower Alakazam, era la cosa più overpower del mondo, era credo il secondo Pokémon più forte di Pokémon dopo probabilmente Mewtwo, perché uno speciale altissimo, non c'erano mosse che gli facevano un danno super efficace se non quelle coleottero, che credo fossero tre, Sanguisuga, Missile Spillo e non mi ricordo che cosa, e ovviamente erano mosse con una base power molto bassa, che avevano Venomoth, Butterfree e Beedrill. Allo stesso tempo sono anche magari alcuni Pokémon veleno, quindi super efficace lo psico,
non c'erano tante mosse in grado di fare del male. L'unica cosa per buttare giù la Kazama era fargli un vero e proprio danno fisico di un certo tipo. Ce l'aveva il campione Gary, o Blu, che dir si voglia, quindi dovevi comunque affrontarlo nel corso del gioco. Forse anche il Pokémon più difficile da affrontare di tutta la Lega Pokémon, forse anche più di Dragonite per quanto mi riguarda, perché comunque di mosse Drago c'era Ira di Drago e poi basta. Alakazam veramente è stato un mostro per anni, e in seconda generazione, se ben ricordo, con i pugni elementari che compri nel centro commerciale di Fiordoropoli, erano tutte speciali come mosse, quindi veramente un mostro. Quei tre insieme a Psichico, e avevi una vera e propria macchina da guerra. Non mi piace Machop, non mi piace Machok, mi piaciucchia. Sì, a questo livello. Machamp probabilmente anche qui per un discorso legato alle carte, ma anche qui mi sembra un Pokémon molto anonimo. E poi a me i Pokémon umanoidi non piacciono, l'unico davvero un po' Machamp perché qualcosa cambia, cioè le quattro braccia così. Però il discorso delle mutande, la cintura, non mi fa per niente piacere, non mi piacciono minimamente. Machamp qualcosina di più, non lo metto qui solo per rispetto. Per rispetto della sua storia, lo metto qui solo per questo discorso, però non mi piace così. Bellsprout è bruttissimo, Whippingbell è bruttissimo, Victreebel lo metto qua, sono Pokémon che non mi sono mai piaciuti. E anche qui, guarda caso, Pokémon esclusivi di Blu, guarda caso. Tentacle mi fa schifo, Tentacruel invece mi piace. Non ai livelli da Master, però è un Pokémon che mi piace. Forse anche qua, probabilmente il competitivo mi ha portato in questa direzione. È sempre stato un Pokémon non male, un bel wall speciale, con un typing anche interessante, perché Acqua Veleno comunque non è male. Poi da quando gli è andato Scald, che riesce anche a bruciare, diventa ancora più interessante. Quindi Tentacool non mi dispiace, Tentacool invece è bruttissimo. Geodude guadagna qualcosina con l'anime, solo per quello. Graveler è terrificante. Anche Golem lo metti anche qui per rispetto, anche lui. Però vi dico, guardate, rispetto sì, ma fino a un certo punto. Golem e Machamp non mi piacciono per niente. Golem non è stato nemmeno rispettato nelle carte. Cioè, nell'edizione di Fossil nemmeno è raro. È un non comunaccio con un artwork brutto. Nell'anime non c'è praticamente mai stato. Non riesco a capire perché Geodude debba evolvere in Graveler, che poi ha quattro braccia, e poi evolvere in Golem che ne ha due. Cioè, non riesco a capire il senso di questa linea evolutiva. Le versioni di, mi pare sempre, di Alola sono terrificanti per quanto mi riguarda, quindi sono dei Pokémon brutti. Geodude si salva soltanto un pochettino perché Brock ce l'ha nell'anime, poi anche Brock dice: oh, sai cosa, sei proprio brutto, ti lascio alla palestra e non ti riprendo più. Pokémon più iconico che diventa Pokémon mai più utilizzato, invece dice: cazzo, Onix, sei brutto, però ti evolvi in Steelix, quindi bah. E invece guardate, questi due Pokémon sono meravigliosi, cioè Slowpoke e Slowbro sono meravigliosi. Io sono innamoratissimo di questi Pokémon, mi sono piaciute tantissimo anche le versioni di, mi pare, di Paldea. Mi piace Slowking, anche se un po' meno. Sono geniali, dei Pokémon pigroni, dei Pokémon che non gliene frega niente, che non capiscono niente, che sono... E poi è molto bello in realtà il discorso che se Shellder, invece che la coda morde la testa, invece diventa super intelligente, quindi è proprio un contrasto bellissimo. Sono dei Pokémon veramente molto 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 belli, dei Pokémon ben riusciti secondo me. Non ci siamo proprio minimamente con Ponyta e Rapidash, due dei Pokémon che detesto di più. Anche le versioni nuove Folletto, mamma mia, mi sono venuti i peli dritti, la pelle d'oca. Sono 10.000 volte più belli quelli Fuoco di Canto di quelli Folletto, e quelli Fuoco di Canto mi fanno schifo. Cioè, non mi dicono niente. Interessante il fatto che Legend Arceus invece tu possa catturare un Ponyta Shiny così all'interno della storia, quello molto interessante, però oggettivamente. Cioè, è un cavallo e l'altro è un cavallo con un corno, quindi un unicorno, e basta, con le fiamme. Sono palesemente animali. Magnemite mi dispiace, Magneton mi dispiace anche per te. Forse Magneton leggermente di più, proprio perché comunque anche nelle carte, quando eravamo piccolini, c'erano le versioni olografiche. Ma sì, ma stiamo parlando di Pokémon oggettivamente brutti. Oggettivamente brutti. Non mi dica niente. Magneton, se è possibile, pure peggio. Quindi non... neanche l'evoluzione è riuscito a salvare Magnemite e Magneton. Sì, Pokémon
completamente dimenticato da Dio. Dugong, lo metto qua, forse meriterebbe qualcosina in più, perché non è proprio male, però insomma, cioè, cazzo, è palesemente una foca e basta, è una foca più bella perché la prima l'avevamo fatta brutta. Diciamo così. Farfetch invece bellissimo, molto molto bello. Dodwo invece uno schifo. Dodrio leggermente meglio. Li ho presi a tre per un motivo. Magari ve lo farò vedere un giorno, perché ho l'album Pokémon completo della Panini messo in condizioni catastrofiche, perché ovviamente ho fatto un viaggio nel tempo. In quell'album, tra l'altro di Tops, con cui ho avuto il piacere di collaborare sul primo canale per un bel po', erano messi in modo che potesse apparire l'evoluzione, quindi Farfetch che evolve in Dodwo e che evolve in Dodrio, cosa che effettivamente non è così. Farfetch, sono contentissimo che abbiamo fatto una versione nuova di Paldea, sempre non mi ricordo mai come si chiama la regione, probabilmente mi sto anche sbagliando, che è meravigliosa. La versione lotta di Farfetch è meravigliosa, si evolve pure in Sirfetch, che non mi dispiace, ma non è ai livelli del Farfetch, no, di Galar, non di Paldea, di Galar. Bellissimo, il Farfetch di Galar è bellissimo, veramente meraviglioso come Slowpoke di Galar. E ha ridato vita a questo Pokémon che nelle prime generazioni potevi ottenere soltanto tramite scambio. Ed era il mio Pokémon designato, cioè tutte le volte che gioco a Pokémon Rosso io catturo uno Spearow, bruttissimo, infatti in fondo alla lista, lo scambio per Duccio, grandissimo Duccio, gli insegno taglio, lui deve soltanto tagliarmi l'alberello per entrare dall'Easter Surge, poi torna nel box bello contento perché comunque nelle prime generazioni fa schifo, ma lui c'è sempre, il mio cuore è da sempre. Grimer terrificante, brutto veramente come i debiti da pagare. Mach leggermente meglio anche qua, probabilmente per l'anime che gli ha dato una sorta di personalizzazione, dato che è uno dei Pokémon di Ash meglio caratterizzati, però sì, stiamo parlando di un ammasso di melma. Detto al contrario, lasciamo stare. Shellder molto brutto, Cloyster leggermente meglio, ma niente di che, non mi è mai piaciuto come Pokémon. Poi vabbè, qua abbiamo Ghastly che va in Ultra, Haunter che va in Ultra, no anzi, Haunter va in Master, perché oggettivamente Haunter è molto molto bello, e anche nei primi giochi lo sprite di Haunter era meraviglioso, perché dava proprio quell'impressione di qualcosa di potente. E il tipo spettro nella prima edizione non era male, anche se purtroppo a causa di dei tipi predefiniti, quindi una certa categoria di tipi era sempre speciale, era sempre fisica, si poteva fare probabilmente di meglio, non era eccezionale perché Spettro mi pare fosse fisico, Veleno fosse fisico, e quindi il loro typing non andava a prendersi la stab, però andava a imparare, che ne so, Psichico, Fulmine, che erano delle mosse molto molto forti. Haunter tra l'altro terrorizzava veramente, era uno sprite inquietante, e a Lavandonia era perfetto, perché voi non potete capire, quelli che sono cresciuti davvero con Lavandonia e discorsi della sindrome di Lavandonia, mamma mia. E Gengar, ragazzi, Gengar va qua. Gengar va qua. Ora, tra l'altro in questo momento Haunter è anche, tra virgolette, il tema del canale, perché non sono riuscito a trovare delle grafiche con Gengar. Ma Gengar da sempre è uno dei miei Pokémon preferiti. Da sempre. Dal giorno 1 che l'ho visto, cazzo che bello. È sempre diventato più bello col passare del tempo. Lo sprite di Pokémon Cristallo è stupendo. È un altro di quelli probabilmente che il 3D gli ha dato fastidio, diciamo così. Gli è andata una mega evoluzione, gli è andata una forma Gigamax, gli è andato un grandissimo spazio nell'anime, dato che diventa un campione del mondo insieme ad Ash nell'ultima serie, diventa uno dei Pokémon iconici di Ash, uno dei più forti, comunque con una bella storia dietro, caratterizzato in un certo modo, che ha anche a cuore non lo so, un rapporto di amicizia con determinati Pokémon di fuoco di Ash, perché gli hanno insegnato fuoco fatuo. Bellissimo, cioè Gengar è bellissimo, è sempre stato bellissimo e sarà sempre bellissimo, sarà sempre bellissimo, clamorosamente bello. C'è una cosa che ho detestato sempre di questa linea evolutiva, e cioè che per ottenere la forma finale, quindi Gengar, avessi bisogno di scambiarlo. Porca vacca. Io mi compravo la seconda console, la seconda cartuccia,
solo perché dovevo avere Gengar. E vale il discorso che facevamo prima per Crobat, dato che comunque è uno dei Pokémon che trovi quasi sempre, in quasi tutte le generazioni c'è un Gastly, e magari anche nei primissimi percorsi come in Oro Argento Cristallo, nella Toll Sprout di notte. Te lo catturi, te lo devi avere sempre. Io in Scarlatto e Violetto non sono riuscito a completare il gameplay, l'avventura con Gengar, perché mi mancava da scambiare Haunter, quindi l'ho catturato, poi ho detto il gioco con Haunter, che comunque è molto bello, però dicevo, cazzo, Haunter non è Gengar, e quindi l'ho depositato e fine. Gengar e Charizard sono due dei Pokémon veramente che mi fanno più impazzire in assoluto, sono meravigliosi, meravigliosi, cioè ci sono sempre. Poi andiamo avanti perché se no mi emoziono. Onix brutto, l'anime gli dà qualcosina in più, ma è un Pokémon veramente brutto, così come brutto Drowsy. E Hypno un pelo meglio di Drowsy, che cioè sto tapiro un po' così. Hypno almeno c'ha anche una backstory, nell'anime rapisce i bambini, quindi questa cosa poi fa nascere leggende metropolitane, quindi qualcosina in più a livello di caratterizzazione, che è puramente inventato ovviamente, però qualcosina in più c'è. Crab è molto brutto, Kingler in realtà non mi dispiace. Questa chela enorme, grandissima, ti fa veramente pensare a un granchio che ha sviluppato una parte, poi questi dentoni immensi, tutte queste cose in testa che sembrano veramente una corona, dato che King Lair, non mi dispiace. Poi vabbè, nell'anime anche qua ha avuto un grande spazio, perché poi quando il Krabby di Ash si evolve, credo che Kingler sia uno dei Pokémon di Ash più forti di tipo acqua, forse secondo solo a Greninja, non lo so. Ha sempre battuto tutti i suoi avversari. Voltorb non mi piace, Electrode non mi piace, Exeggute non mi piace. Exeggutor invece mi piace un po' di più, è scemo, non riesco veramente a concepire la forma di Alola, che è terrificante, poi di tipo drago, so la storia che c'è dietro, ma veramente una roba oscena. Invece Cubone non mi dispiace, perché comunque c'ha tutta la sua storia. Marowak mi piace meno di Cubone, però almeno è caratterizzato, almeno c'ha questa caratterizzazione dello spettro di Lavandonia, anche se per tante volte magari quando giocavo da piccolo, invece che prendere la spettro sonda subito, mi tirava al culo andare a battere tutto il Team Rocket, andavo direttamente a prendere la bambola, e quindi non visualizzavo Marowak. Però almeno è caratterizzato in un certo tipo. Hitmonlee è quello che mi piace di più dei due. Hitmonchan invece non mi piace, ma torniamo al discorso che i Pokémon umanoidi, mica niente, almeno Hitmonlee sembra una sorta di demone, ci sono dei demoni, dei mostri nel folklore giapponese che sono molto simili a Hitmonlee. Hitmonchan è un pugile, non ho mai scelto Hitmonchan nel dojo karate. Stesso discorso per Koffing, non è male per via dell'anime, dato che ha avuto una caratterizzazione, quindi Weezing si comporta nello stesso modo di Arbok. Mi fa cagarissimo la forma nuova di Weezing con il turbante, il cappello, veramente terrificante, tra l'altro mi pare tipo folletto se ben ricordo, quindi va. Rhydon non mi piace, ma proprio per niente. Rhyhorn invece è molto molto interessante, lo metto qua, non è ai livelli dei Pokémon che mi piacciono di più, anzi forse in realtà devo mettere giù, sì dai, lo mettiamo qui, Weeping Bell, Wildplume, non mi veniva il nome, incredibile, un attimo, lo abbasso leggermente e lui è il primo Pokémon creato, quindi per forza di cose deve esserci anche qua una sorta di storia. Rhyperion lo peggiora, purtroppo lo peggiora. Rhydon non è male, Rhyhorn invece, boh, che schifo. Lickitung non è proprio nella merdissima, lo metto leggermente più in alto. Licky fa cagare, invece dico senza mezzi termini. Chansey molto interessante, molto iconico, il Pokémon dell'infermiera Joy, il Pokémon che comunque poi accompagnerà anche Brock nell'anime, proprio perché intraprenderà questo tipo di percorso. Pokémon che ti fa smadonnare qualsiasi cosa per la zona safari, quindi molto molto interessante. Un altro Pokémon che a me piace tantissimo è Kangaskhan, cioè mi piace proprio tantissimo Kangaskhan, la mega evoluzione, una roba OP a livello allucinante, attacca due volte, quindi veramente dovevamo vergognarsi per aver creato una roba del genere. E anche qua Pokémon molto raro da catturare, perché è nella zona safari e quindi scappa, è all'1% di possibilità o al 4%, le safari ball non lo pigliano quasi mai.
ma veramente molto molto interessante. Poi collegato alla leggenda metropolitana di Cubone, potrebbe essere anche qualcosa di interessante in futuro cercare davvero di chiarire questa cosa, perché non si può vedere che dall'uovo nasca un Kangaskhan con un bambino dentro, perché allora ti chiedi che cos'è un effetto matrioska. Ora sì, non mi piace, Sidra sì, Sidra mi piace, poi c'è cioè Kingdra che andrebbe ancora più in alto, ma Orsi veramente un cavalluccio marino come tanti, design abbastanza banale. Tangela è bruttissimo, bruttissimo, così come brutto Goldin, così come brutto Seeking, cazzo sono dei pesci rossi, cioè cosa gli devi dire, sono dei pesci rossi, quindi non si guardano, così come brutto Staryu, così come sono indeciso, no, Starmie lo metto qua, Starmie mi piace di più, perché è più caratterizzato, ha il coso dietro che gira, è un Pokémon molto forte, in realtà può imparare delle mosse di tipo elettro, può imparare Rapigiro che nel competitive è molto interessante, ed è sicuramente meno banale di una stellina con un puntino rosso sul petto. Invece Starmie c'ha il diamante, c'ha la copertura, no, mi piace decisamente di più questo viola, questa sorta di tridimensionalità con la stella dietro che gira, mi piace molto molto di più rispetto a Staryu, che invece non mi ha mai detto niente. Mi piace molto Mr. Mime, mi piace molto Mr. Mime, è molto molto interessante Mr. Mime, anche se devo dirvi la verità, quelli nuovi mi fanno schifo. Fanno schifo, non si guardano. Mr. Mime invece è sempre stato un Pokémon che mi è piaciuto molto, e il fatto che in esplorazioni l'abbiano finalmente attribuito come vero e proprio Pokémon di Ash, che ci sia stata una lotta, che l'abbiamo visto uscire dalla sua ball, oh, finalmente, anche se poi l'hanno mollato subito, l'ha lasciato al laboratorio Cerasa, gli è andata una sorta anche qua di comparsata. A me era piaciuta l'idea che cazzo Ash avesse catturato Mr. Mime, Mime lo potesse utilizzare nella conquista del titolo mondiale, invece l'ha messo poi in secondo piano. Vabbè, c'è Scyther che lo metto qui. Scyther lo metto qui, perché è oggettivamente uno dei Pokémon più belli che ci sono all'interno del Pokédex di Kanto. Ma veramente tra i più belli. Non è per niente scontata questa cosa. Abbasso Raticate, perché ogni tanto do delle occhiate ai Pokémon che ho messo qua e a quelli che ci sono sotto, e ci sono dei Pokémon che magari non arrivano agli stessi livelli, un po' come Wildplume prima, quindi ci sta, dai, magari le prime impressioni possono essere così e poi possono variare nel frattempo a seconda di quelli che ficchi di là. Ecco, Jinx invece non mi piace per niente, ma proprio per niente, così come non mi piace Magmar, non mi piace Magmar, anche se aveva una roba bellissima all'interno del laboratorio di Blaine, della palestra di Blaine, che lotta con Charizard. Poi l'hanno sprecato Magmar anche nelle carte. Mai cazzo, dategli un'olografica di un certo tipo, dategli un artwork fatto bene, sempre brutto nelle carte. Sempre stato un Pokémon che poi l'hanno reso anonimo. Aveva le possibilità per, gli hanno dato un'evoluzione. Fa schifo anche Magmortar. Fa schifo Magmortar. È decisamente più bello Electabuzz. Decisamente. Come l'evoluzione di Electabuzz, Electivire è più bello di Magmortar, è più bello, come più bello è Elekid di Magby, che è comunque più bello di Magmar. Electabuzz è bello, Magmar no, l'hanno sfruttato male, aveva delle potenzialità incredibili, e invece l'ha lasciato lì, l'hanno abbandonato lì, ogni tanto ho detto, una pre-evoluzione, un'evoluzione, fine, basta, no, non ci stava, no, non è giusto così. Pinsir lo metto qui. Non è uno di quelli che mi fa così schifo, ma nemmeno che mi piace tanto. Gli è andata una mega evoluzione. Bah. Tauros invece credo che sia uno dei Pokémon più belli di tutto il Pokédex di Kanto. Su Tauros poi preparatevi, che c'ho un video che voglio portarvi assolutamente. E sarà un video pieno di offese nei confronti di Tauros, che però oggettivamente rimane uno dei Pokémon più belli in assoluto dei primi 151. Magikarp va assolutamente qua, così come Gyarados va assolutamente qua. Magikarp rimane rimarrà per sempre un Pokémon unico. Gyarados, chiamatelo come volete, Gyarados, da piccoli lo chiamavamo così. Per me rimane Gyarados, anche se ogni tanto un Gyarados mi scappa. Bellissimo, bellissimo. Cioè, veramente bellissimo. Il discorso che sia acqua volante mi sta sul cazzo, anche se capisco ovviamente l'ispirazione, però l'ispirazione poi non deve valere se il mio Gyarados è debole per 4 all'elettricità, perché poverino, se no è un disastro. Pokémon meraviglioso, come Pokémon meraviglioso Lapras, uno davvero dei più belli che abbiano creato
nella prima gen. Ci sono tanti Pokémon d'acqua tra i miei preferiti. È il mio tipo preferito, ve lo dico tranquillamente. Infatti c'è Squirtle, c'è Blastoise, c'è Golduck, c'è Gyarados e c'è Lapras. Sono cinque. Credo che sia il tipo con più rappresentanza nelle primissime posizioni, forse insieme circa a quello fuoco. Ma Lapras è veramente, veramente bellissimo. Ecco, una cosa che mi è sempre stata sul cazzo di Pokémon Rosso è che Lapras lo ottieni che hai già 5 medaglie, 4 medaglie, 6, non mi ricordo, perché lì poi scegli te dove cazzo andare. E te lo danno a livello 15. Ma figa, ma dammelo prima nel gioco che me lo alleno. Dammelo prima nel gioco che me lo alleno. Lo voglio in squadra. Invece poi sei costretto ad inventarti qualcos'altro. Ditto. Vabbè, Ditto va assolutamente qua perché è geniale. E questo rapporto con Mew uno a uno rimane un mistero. Ma anche qua, cazzo, è come Gengar e Clefable, ma ditecelo, ma perché non ce lo dite? Perché godete nel fatto che noi siamo ancora qui a dire ma cazzo, ma Ditto e Mew, ma allora? Quando magari fanno dire ma no, ma non c'entra niente. No, sì che c'entra, trasformazione, il colore, il peso, l'altezza, lo shiny. Com'è possibile che non c'entri? La locazione nell'isola Cannella, nel laboratorio Pokémon, la villa Pokémon dove hanno provato a clonare Mewtwo, come fa a non c'entrare? Ditemelo, spiegatemi come fa a non c'entrare, ditemelo, è impossibile. Poi ovviamente non è un discorso da prima gen, perché lì ancora il breeding non era arrivato, non avevano pensato a una roba del genere, ma Ditto diventa un Pokémon indispensabile per il competitivo, diventa indispensabile per il futuro, diventa indispensabile praticamente per tutto quello che oggi è l'universo Pokémon, praticamente in tutte le salse, riempire il Pokédex, lo Shiny Hunter, creare Pokémon competitivi. Ecco, durante il lockdown Ditto è stato molto molto importante per me e magari poi ne parleremo quando vi farò vedere il mio Pokémon Home. Ok, andiamo avanti, dato che ormai siamo alla fine. Eevee, Pokémon meraviglioso che non può non orbitare in queste posizioni, come Vaporeon, perché Vaporeon è veramente bellissimo. Oh ragazzi, a me Flareon fa cagare. Flareon mi fa cagare, mi fa schifo. Mi piace Vaporeon, mi piace Eevee, mi piace, mi strapiacciono Espeon e Umbreon, Leafeon e Glaceon, così così. Flareon lo metto al livello di Sylveon, che mi fanno schifo, mi fanno schifo. Madonna, ma come si fa? Ma chi mai ha fatto evolvere Eevee in Flareon? Ma trovatemi chi mi ha fatto evolvere Eevee in Flareon. L'unica cosa bella di Flareon è la carta di Jungle, perché è molto bella, ma Flareon fa schifo rispetto a Vaporeon, che è molto molto elegante, molto bello. In Pokémon Go la prima ondata era qualcosa di allucinante, l'hanno dovuto nerfare. Poi Jolteon, vabbè, Jolteon va qua e rischiava di finire qua, perché Jolteon insieme a Raichu sono quei due tipo elettro che si scambiano sempre la posizione. Sono sempre stato un grandissimo fan di Jolteon, ultimamente lo sono più di Raichu, quindi li mettiamo qua. Ma Jolteon è meraviglioso, meraviglioso, non ai livelli di Vaporeon, perché Vaporeon è leggermente più brutto secondo me rispetto a Jolteon, ma Jolteon è bellissimo, cioè non ci sono altri aggettivi per descriverlo. Porygon, molto molto interessante l'idea. Mi piace Porygon 2, mi piace tantissimo Porygon Z, l'idea che ci siano dei Pokémon che siano stati creati a computer perché volevano mandare nello spazio anche una lore abbastanza importante nel Pokédex, che secondo me è stata mal sfruttata, ma il Pokémon rimane molto 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 bello. Poi il fatto che devi veramente distruggere, uccidere i Super 4 un miliardo di volte per guadagnartelo, per guadagnare soldi, per prendere i gettoni. Ecco, sapevate, no? Le leggende metropolitane, i trucchi dell'arrivare, fare, brigare 100 volte Lega Pokémon. Devi battere 100 volte per prendere Porygon. Questo era il vero punto della situazione. Non mi dispiace Omanyte, mi piace un po' di più Omastar. Non mi dispiace Kabuto. Kabutops è uno dei Pokémon più belli del Pokédex, di rosso e blu. Ma non accetto discussioni. I Pokémon fossili sono fighissimi e Kabutops, l'ennesimo Pokémon d'acqua che metto lì, è veramente meraviglioso. Poi vi ho fatto vedere la mia carta di Shining Kabutops nell'ultimo video, se non l'avete visto ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede. Poi abbiamo Aerodactyl, comunque uno dei Pokémon più belli del Pokédex di Kanto. Ormai mi sto comunque ripetendo un bel po', veramente molto molto bello. I Pokémon fossili sono fighi, Omastar è quello che mi piace un po' meno, ma Kabutops e Aerodactyl sono veramente incredibili. E poi abbiamo Snorlax,
che è uno dei Pokémon più belli del Pokédex di Kanto, un altro di quelli che in quasi tutte le generazioni me lo porto, me lo prendo, me lo custodisco gelosamente, lo puoi prendere in rosso, lo puoi prendere nella prima generazione, nella seconda generazione, nella terza no, ma nella quarta sì, perché comunque ti danno, stavo dicendo gombe perché mi ha spoilerato, Munchlax si chiamava Gombe, come il nome mi pare cinese o giapponese, e per me rimarrà sempre Gombe, come quando giocavo a Pokémon Dash e c'era Gombe, meraviglioso, anche se dovevi veramente vendere l'anima al diavolo per trovarlo sugli alberi di miele, però Snorlax è meraviglioso, è proprio bello, cazzo che bello che è Snorlax, uno dei Pokémon davvero più geniali che si siano inventati. Poi nell'anime è caratterizzato perché di Ash, in Pokémon Go se sfruttavi la fotocamera ti riempiva proprio la strada come nel gioco, bellissimo, cioè Snorlax è veramente stupendo, stupendo davvero. Poi abbiamo gli uccelli leggendari. Allora, vi dico subito, Moltres è quello che mi piace di meno. Non si merita di stare nell'ultima categoria, ma secondo me non si merita neanche di stare più in alto. Poi ci sono ovviamente le versioni di Galar che sono diversissime, dove Moltres è stupendo, veramente bellissimo, ma Moltres era brutto nel gioco. Bruttissimo, nel gioco avevo uno sprite, mi ricordo che c'era un mio amico che purtroppo oggi non c'è più, che all'epoca lo catturò e lo chiamò cane e gli chiesi ma perché cane, e mi ha detto guarda che schifo, sembra un cane, ed effettivamente lo sprite era terrificante nei primi giochi, aveva un typing come quello di Charizard e quindi non avevi neanche la voglia di inserirlo all'interno della tua squadra se avevi scelto Charmander all'inizio, e rispetto agli altri due oggettivamente era molto più brutto. Articuno molto carino, molto elegante, lo metto comunque in questa categoria qua, e poi c'è Zapdos che è il migliore dei tre secondo me, anche se in Pokémon Go ho scelto il team blu, quello di Articuno, però Zapdos credo che sia decisamente più bello, ma Articuno rimane un Pokémon molto 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 elegante, un gradino sotto a Zapdos, e decisamente abbondantemente più belli di Moltres, che chi è team Moltres c'ha qualcosa che non va e non me la racconta giusta, quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Molto molto bello Dratini, molto bello Dratini, molto molto bello Dragonair. E Dragonite, allora vi dico, Dragonite andrebbe messo qui, perché Dragonite per lore, attenzione, per lore andrebbe messo lì Dragonite, perché chi è cresciuto con me, insieme a me in questo percorso, si ricorderà l'episodio del faro di Bill, Dragonite che era enorme, sembrava un leggendario, il Pokédex non aveva idea di cosa fosse, di chi fosse quel Pokémon, era misterioso, non si sapeva, poi nelle carte c'era la versione olografica che era bellissima, nel film di Mewtwo comunque lo vedevi, quindi appariva, un drago, ce l'aveva il cazzo, il campione della Lega Pokémon, che era di tipo drago, prima di essere battuto da Blue, da Gary, ovviamente poi sarebbe stato lui il campione da affrontare, però l'allenatore più forte del Super 4, Lance, che è fighissimo come personaggio, c'aveva Dragonite, quindi si evolveva a livello 55, era difficile catturare la base prima, da allenare era complicatissimo, quindi Pokémon per design bellissimo, anche se esteticamente non mi fa impazzire, e la cosa che invece non me lo fa mettere qua, ma me lo fa mettere qua, è purtroppo come è invecchiato Dragonite, è invecchiato malissimo. Nella serie di esplorazioni mi ha fatto schifo vedere Ash con un Dragonite così, perché Dragonite ormai è stato relegato a Pokémon simpatico da gag e robe del genere. Quando ho visto che Ash catturava Dragonite, ho detto cazzo, di solito cattura PG8, Tailo e sta roba qui. Come primo Pokémon della regione qui cattura Dragonite, che cazzo stanno facendo? Sono impazziti. E poi è un Pokémon che veramente lo usano per la comparsa, gli abbracci e ste robe qui. No, dai, cioè, è diventato poi ridicolo. I meme col tipo folletto, quando è uscito il tipo folletto, è diventato veramente un Pokémon meme, Dragonite, che era un Pokémon rispettato, misterioso, questalone, stupendo. Sono riusciti a farmi schifare Dragonite perché l'hanno veramente piazzato. Hanno preso Charizard e Dragonite, che bene o male sono sempre stati sullo stesso livello per epicità. Charizard l'hanno portato ancora più in alto, l'hanno pompato ancora di più. Dragonite l'hanno ucciso.
l'hanno veramente ucciso. L'idea anche che il Dragonite di Iris, che era molto figo, molto forte, e il Charizard di Ash potessero avere questa rivalità, bellissimo! Lì Dragonite era ancora un Pokémon tosto, un Pokémon... La generazione dopo gli hanno dato il folletto, i meme sul folletto, Ash cattura Dragonite, è un Pokémon che manco c'ha voglia di lottare. No, me l'hanno peggiorato, oltre al fatto che gli spread del 3D adesso me lo mettono tutto lì, grosso. Mi ha rovinato veramente Dragonite, che per quelli della mia generazione è sempre stato un Pokémon fighissimo. E poi ragazzi, c'è Mewtwo, e vi dicevo, sono tre i Pokémon che da sempre mi fanno impazzire, e sono Charizard, Gengar e Mewtwo. Io credo che Mewtwo sia il Pokémon più figo di tutta la prima generazione. Vuoi per il film? Vuoi perché nel gioco lo catturavi nella grotta ignota, aveva questo sprite incazzato con una iena, era forte come poche robe. Parlavamo prima di Alakazam, che era fortissimo. Cazzo, lui era ancora più forte, leggendario. Il primo leggendario. Sarà perché in quegli anni Freezer era il cattivo di Dragon per eccellenza, e quindi Mewtwo riprendeva anche quel design. Parlava telepaticamente, aveva una storia vera e propria, quindi non era una roba buttata lì a caso, c'era una storia vera e propria. Nell'anime ce l'aveva Giovanni, aggiungevi dei pezzettini, dicevi cazzo, ma quindi questo gli dava l'armatura. Nella storia continuavi a leggere di Mew, il figlio Mewtwo, cioè boom, Mewtwo, Gengar e Charizard sono i miei tre Pokémon preferiti in assoluto della prima generazione, in assoluto. Poi ci sono tutti quegli altri, e a tutti quegli altri ovviamente va aggiunto Mew, perché Mew, cazzo, con quante leggende metropolitane, quante tentativi, scambiati un Pokémon con taglio prima di andare sulla nave, poi sulla nave ti fai battere apposta, ti fai buttare fuori, così la nave parte, non parte, ma tu hai già taglio, oppure neanche sali sulla nave, usi già taglio. Per andare a far cazzo surf in quel lembo di acqua, per arrivare su quella linguina di terra con quel camioncino, perché cazzo c'è un camioncino lì? Quando ti dicevano c'è il camioncino, vai a vedere, c'è, ma va là, arrivavi e c'era, e facevi fossa, e facevi forza, e facevi volo, e usavi fune di fuga, facevi qualsiasi cosa, non succedeva niente, e ti dicevano no, l'ho trovato lì, mio, guarda, ce l'ho, e te lo facevano vedere. E te è incazzato perché dicevi a me non funziona, a me non va, fai in modo che succeda anche a me. No, però dovevi farlo prima, adesso non si può più fare. Quante leggende, quanta roba, non esisteva, l'hanno inserito per scherzo. E poi c'è poi il 2003-2004, quando è uscito il glitch di Mew, dove effettivamente lo potevi catturare, e tu eri ormai esausto perché erano passati anni, non ci giocavi più, non ci pensavi più, te l'avevano scambiato perché qualcuno te l'aveva portato. Ricordate che vi dicevo il mio cugino che mi aveva dato le carte giapponesi, che sembra la leggenda metropolitana del cugino? Quello stesso cugino c'aveva pure Mew e me l'aveva dato, mi aveva insegnato a clonare in Pokémon rosso spegnendo poco prima dello scambio. Sembravano tutte puttanate, erano vere. Lui c'aveva Mew, me lo stava dando, incredibile, ce l'avevo, non volevo sapere come l'avevo ottenuto, ormai ce l'avevo, erano passati anni, il 2003-2004, su internet ti dicono che lo puoi catturare nei giochi. Cazzo, lo puoi catturare davvero? Cazzo, lo puoi catturare? Ma non me la... perché non me l'hanno detto prima? Ho fatto qualsiasi cosa, ho battuto la Lega un milione di volte. E il vecchietto che costruiva la palestra ancora non mi aveva dato la palestra, nel camioncino non c'era niente, capivi che Aranciopoli era la chiave del gioco, perché lì ci costruiva la palestra, lì c'era la barca, lì c'era il camioncino, qualcosa doveva succedere. Isola Cannella magari non avevi esplorato bene la villa Pokémon e faceva cagare perché non c'era niente nella villa Pokémon, faceva schifo, c'erano solo sti diari che dici ma perché ci sono sti diari che mi parlano di Mew? E perché allora se Aranciopoli è l'isola Cannella e allora Mewtwo è nella grotta celeste a Celestopoli? Che cosa succede? Spiegatemi! Un bambino ai tempi ci succedeva di tutto, e Mew è bellissimo. E la cosa che faceva incazzare il Mew è che il Mew antico che tenevano al cinema c'era schifo. Questa era roba che mi faceva incazzare, perché tu volevi la carta di Mew, perché tu tra set base, jungle e fossil potevi completare il Pokédex, ma Mew non ce l'avevi, e l'unico che avevi era il Mew antico, cioè schifo, perché non era come gli altri ed era anche attaccato male a roba del genere. Quindi eri incazzato perché non potevi finire il Pokédex nella realtà, non potevi finire il Pokédex nelle carte, non potevi avere Mew, non trovavi Mew, non capivi cosa fosse Mew,
E col tempo poi vieni a conoscenza del fatto che manco i programmatori effettivamente sapevano di Mew, ed è stato inserito quasi come scherzo a fine dei giochi per aggiungere questo alone di mistero, dato che se ne parlava, ed è meraviglioso. Tutto ciò è meraviglioso. E quindi questa, ragazzi, è la mia tier list. Spero di aver motivato abbastanza, il video è venuto molto lungo, ma chi mi segue sul primo canale sa benissimo che i video lunghi sono una sorta di marchio di fabbrica, ma c'erano davvero tante cose da tirare fuori all'interno di questo percorso. Il video è di un'ora, ma i ragionamenti, le idee, gli aneddoti sono quasi trentennali, una roba del genere. E quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo con la mia tier list, se secondo voi qualcosa è sbagliato, e se avete degli aneddoti, beh, condivideteli, che è un po' l'idea principale della nascita di questo canale. Parlare e condividerci ricordi di infanzia, anche cose simpatiche come il mio Bulbasaur, il mio Kakuna e tutto il resto.